Centro Anch'io. Centro Anch'io. Amici amici, bentrovati a Centro Anch'io. Oggi, prima di raccontare il modo di dire in dialetto bresciano, facciamo una bella escursione tra la Franciacorta e la Valtrompi, al Monte Magnoli, Pernice e al Monte Bruciato. Questo itinerario per escursionisti esperti, con uno sviluppo di circa 11 km, prevede un dislivello di 755 metri con un'altezza massima di 923 metri. Per compiere tutto il tracciato a 8 si impiegano circa 3 ore e mezza. Il punto di partenza e di arrivo è Brione, nella zona di Via Cugno. Con il sentiero 928 si raggiunge il roccolo Tre Paoli, il Monte Bruciato, poi l'altura Pernice con la sua croce, da cui in condizioni favorevoli si gode un piacevole panorama, ed il roccolo del Prete. Il sentiero Tre Valli prima e il 310 poi consentiranno di lasciare la valle di Cailina e raggiungere nuovamente l'abitato di Brione. Con la piadina in mano, la vera piadina romagnola di Rimini, andremo a chiedere questo proverbio. Andiamo a interrogare chi incontriamo per la strada. La superbia, le partita a cal e le tornado a pe. Vediamo. Siamo al ponte di Tiberio, famoso luogo storico e archeologico riminese, in compagnia del signor Flavio. Flavio, lei è riminese? Sì, sì, da quando sono nato. Ci può dire qualcosa al riminese in dialetto romagnolo? Beh, più che riminese, satarcangiolese. Cosa devo dire? Le Rimini le bella, è una bella città. Ma... questo è facile. Ma? No, no. Però guarda la confusione che c'è. Tipico un po'. La confusione qui, ecco. Tipico un po' delle grandi città. Poi qui comunque c'è anche un bel parco. Allora, oggi la mettiamo alla prova con il dialetto bresciano. Provi a leggere questo modo di dire, insomma. La superbia. La superbia? Le partite a cal. A cal. A cal. A cal. No, a cal. A cal. A cal. E le. E tornata a pe. La superbia è partita. Con la forza è ritornata a casa a piedi? È partita a cavallo. Ah, a cavallo. Ed è tornata a piedi. Come a dire che la persona superba, altezzosa, prima o poi... ritorno a piedi. Cioè, insomma, rincontra magari qualcuno che lo umilia e lo costringe ad abbassare un po' la cresta. Lei non è una persona altezzosa e superba, vero? No, 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 no. Semplice, umile. Mai. Che si occupa? Sono in pensione, no? Ah, sono in pensione. Ed ora siamo in compagnia di Andrea. Andrea, tu Andrea sei riminese? Domande che facciamo a tutti. Sono un turista, arrivo da Milano. Vabbè, dai, siamo vicini di casa, noi Brescia. Lombardi, siamo tutti lombardi. Allora, caro Andrea, mo basta bambanare, come si dice da noi, ma applichiamoci. Prova un po' a leggere questo proverbio in dialetto bresciano. Ma prima in italiano? Cioè, no, così, la superbia, sì. Okay. La superbia, le partita a cal. E le tornata a pe. Hai capito qualcosa, Andrea? Tornata a piedi, le partite a cal, la superbia, le partite a cal non mi torna. Cavallo. Ah, cavallo. Quadrupede. È partita a cavallo ed è tornata a piedi. Sì, come a dire che le persone altezzose, superbe, un po' piene di sé, prima o poi... prima o poi se la fanno a piedi. Le sgami si sgonfiano, insomma, un po', no? Ma tu sei una persona piacevole, socievole, ti piace stare in compagnia? Sì. Certo, sì. Anche se sto viaggiando da solo, però non disdegno neanche la compagnia. Ogni tanto anche un po' di tranquillità. Beh, ci vuole anche quella. Va bene, grazie per la tua simpatia e disponibilità. Alla prossima da Rimini, ciao!